ringraziare alcune persone, che è come ringraziare Mario, perché grazie a lui io posso ringraziare te. Tanto grazie a Laura. Dice, perché grazie a Laura? C'è una ragione che sfugge. In tempi bui come questi, vergognosamente mercificatori, in tutti i sensi, dei sentimenti, del vivere, le persone, quando non hanno più da dare, vengono abbandonate. Quando non c'è niente da prendere, vengono lasciate in disparte. Difficilmente si continuano ad amare, ammesso che se siano mai amate, le persone per quel bisogno profondo del dare e anche per quel piacere profondo del continuare a dare, perché è un grande piacere, e di quel prendersi cura, di quel condividere la vita in tutti i suoi momenti, felici e non felici.